He found a crooked sixpence upon a crooked stile. He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse, and they all lived together in a crooked little house. Bentornati in una nuova parte dell'Uomo Croccante. Allora, nelle scorse parti abbiamo fatto un casino di roba, abbiamo scoperto molto sull'identità del coso croccante, no. Di David. A dire il vero no, però abbiamo scoperto di più su David e sulla gente che abbiamo incontrato in passato. E ci siamo presi malissimo circa un migliaio di volte. Sì, non è proprio spaventi, e comunque siamo davanti alla casa. È peggio degli spaventi, è depressione, è prendersi male. Sì. È chiuso. Ottimo, me ne vado. Addio. Tipo ci sarà dentro la Oni. È vero, somiglia alla villa della Oni. Nelle ville c'è la Oni. A proposito, glielo devo dire? Ma sì, dai. A proposito, è uscito Oni 2. Come prossimo Let's Scream abbiamo intenzione di farlo. Spero siate contenti. Provo solo la chiave insanguinevole. Era la chiave insanguinevole. La chiave insanguinevole regna. No, non tanto. Tipo adesso arrivano il croccato e la Oni assieme sul serio, no? Vabbè, c'erano già stati insieme un po' di tempo fa, ti ricordi quando si erano fatti Sissi? Sì, prima di ucciderla. Oh, bella zona, mi hanno detto. Specchio rotto, è stato colpito con qualcosa. 7 anni di sfiga. Sì, signore. Vasca da bagno. Vasca da bagno fangosa che ha un odore bizzarro. Proprio schifo, più assurdo. Ma che merda è, tutto distrutto. Pezzi di piatto! Oddio, sta arrivando la Oni! Pieno Oni, citazioni, ma non riesco a passare sui pezzi di piatto. Signori, non riesco a camminare sui pezzi di piatto, sappiatelo. Ah, vedi, tanto non è un problema. Signori, David Hoover non riesce a... Un vecchio telefono. David Hoover, indistruttibile, figlio legittimo di Ron Scott Kennedy, non riesce a camminare sui pezzi di vetro con le scarpe. Attenzione, una... Un pezzo di carta da un notes! Ho ricantato la rima del croccato. Tutto quello che poteva fare era vivere in una casa storta con un gatto e un topo croccati ugualmente. Ero fatto nella stessa maniera. Tutto quello che desideravo è finito storto. I miei sogni, il mio amore e anche la mia famiglia. Come fa a vivere l'uomo croccato? È stato... Era pieno di dolore nelle profondità del pentimento. Una vita del genere non ha significato. Televisione rotta. Sì, secondo me il croccato è veramente il precedente abitatore qua, Sì, è probabile. E tu, anche tu, se tu non ti ripresi, anche se Davis non si fosse ripreso, sarebbe diventato un croccato anche lui. E secondo me anche l'altra persona che abbiamo aiutato. Sì. Ecco, probabilmente abbiamo scongiurato un casino di croccamenti. Crockbusters. Biribirim, birim. Biribirim. È veramente potente sto gioco, cacchio. E indovina un po' cosa c'è lì. Uno scrap from a notebook. Blablabla. No, prendilo. No. Mi sono uscito. No, adesso sono contento perché sta finendo il gioco, finalmente. Preso uno scrap da un notebook. Poi sono ancora contentissimo perché non si è suicidato David. Attenzione. L'hotel, la scuola, l'ospedale. Era la stessa roba dovunque. Le mie memorie putristi non se ne andavano. Scrivere non avrebbe calmato il mio cuore. Alla fine il mio qualcosa cuore è parte della carta è strappata. La mia è un'esistenza vuota. Non ho niente da lasciarmi dietro, neanche parole. Ma se continui a lasciarmi pezzi di carta, e come che non hai di parole da lasciare dietro? Oh, almeno è tutto aperto qua, se non altro. Sono anche abituato. Non è una porta, non è un hotel o cosa. Sono neanche abituato. Vabbè, nella magione della Oni era tutto chiuso, anche se era una casa. Ma perché lì c'era la Oni con l'altro la regente? Ma proprio c'è un graffio sul pavimento, te non ci cammini sopra. Non puoi, cioè, proprio, ci cadi giù nel graffio, Puoi inciampare. La porta del closetto. Cos'è, qualcosa per te? Un quadro storto! Una strana voce che viene dalla radio. Indovina un po'. Una lampada topplata. Oh, c'è un pezzo di brocco. Ehi, scrappo from a notebook. No. Oh, che merda. Ah. Chi è Rarity che ha scritto sta roba? No, è lei la precedente. No, è un maschio però che scrive. No, era Miss. Come si chiama? È sua mamma.
Grazie alla mamma del mio precedente inquilino. Attenzione. Attenzione. Allora un po'. Until I play the trash can. There's a few motherfucker on inside. C'è una tipo nei cestini c'è solo un motherfucker anche qua. Attenzione. È pieno di motherfucker nei cestini della carta. Cosa c'è sopra una X? Sto andando. Ma c'erano tipo quattro telefoni sti qua. Una grossa X sul calendario. Bene. Biribiri. Ah, la porta del soffitto non si apre. Quando mai le porte si aprono in questi giochi? Vabbè. Oh. È un altro scrappo di bene. Ho finito le sigarette. Mi serve una fumata. Ah. Ok. È schifo. Il notebook! Abbiamo trovato il note intero! Il note da dove vengono tutti i foglietti. La madre di questo gioco. Ma è just the scrap. I pezzi vengono da questo notebook. Acer. Combinati tutti gli scraps, preso un notebook. C'è un nome sul retro. Duke McGallan. Duke, che nome stupido. Comunque dobbiamo trovare la chiave dell'atticone. Pippo Busters. Una pila di pezzi di carta. Aspetta, guarda un attimo l'inventario. Cosa che ci abbiamo qua adesso? Un sacco di roba. Abbiamo perso tipo tutto. Era pieno fin giù in fondo. Non abbiamo più niente. Erano tutti i pezzi di carta. Li hai uniti nell'unico notebook. Ah, ecco perché non abbiamo più niente. Oddio. Oddio, sì, perché diventa buio. Oddissimo! Oddio santissimo immenso. Ci incontriamo per l'ultima volta, mostro. Figlio di puttana. Sta piangendo? Oh, povero, sorry. No, non me ne frega un cazzo, deve piangere e soffrire come una merda. Ah, non piange più! È Godzilla! Croccato! Sentimi un po', parliamo, ragioniamo. Non posso finire come te. È qua sopra, giusto? Quindi ci andrò. Questa sarà la fine. Ultimo duellone. Bella. Ultimo duellone. It's time to duel. It's time to kill. Ah, ma c'è la pistola. Andiamo. Sparagli da qua. Vaffanculo. Ah, che merda. Che musica epica. Allal. Perché quando ti prende ti toglie 5 di vita. Toglie pochissimo e urla un casino. Ah, urla per toglierti vita, anche se non ti prende ti uccide. Allora devi colpirlo continuamente. Oh, che da... Dannazione. Qua ti uccide solo urlando. Dio mio, è forte. È Explode. È grosso. È il Pokémon Explode. Ok, ti sta mordendo. Ma figlio di merda. Vabbè, almeno. E almeno un Lux. Come hai fatto a prenderlo? Ho sparato girato. Aio. Stronzo. Merda. Sembra un maiale misto a Godzilla, misto a Boozer. Maiale Godzilla. E Ganon. Again, no, adesso mi fa dare. Dio mio, quanta schifezza di vita. Ma dai. Posso provare io dopo? Sì, muoio questa volta visto, visto che farò altamente schifo come le volte prima. Muoio questa volta, tanto ovvio che muoio, poi ti passo. Ok, bitch. You're a bitch, motherfucker. You're a bitch, motherfucker. Ora. No. Ora. Vaffanculo. Il rape. Ma anche Ridley fa sti urli. Oddio, è tipo tutti cattivi Nintendo sto robo. È un miscuglio di cattivi Nintendo. Maiale Godzilla il rape. Maiale Godzilla Ridley Boozer. Ma cazzo. Vai. Vabbè che finora ti ho fatto solo con gli urli. Ecco, adesso l'ha mangiato invece. Ma vaffanculo, mi ha messo all'angolo. Lo sbrare io? Sì, vai. Mi raccomando, rendimi fiero. Come una vittoriosa merda. Esatto. Perché ormai lo usiamo come termine di paragone.
cinghiale. Questo è una cinghiale. Aia. Di cola. No, per questa volta non conta perché mi ha inculato. Non è una morte normale, è una morte con stupro. Tipo a Odin. Un giocatore di sumo Tori. No! No, non nuova partita, non nuova partita, esci subito. It was a crooked man. It was a crooked man and the fuck the crooked boy. Era un pedofilo croccato. Vai Matte, vai Matte, spaccagli, spaccalo. Yes. Cinghiale man, I will kill you. Tu sei un cinghiale, un cinghiale, un cinghiale. Ah, cinghiale man mi stupra. Cinghiale man mi stupra. Cinghiale man. Ah, cinghiale man mi vuole stuprare. Oi, 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 oi. Questa è una foca. Foca man. Ah, smetti di stuprarmi, brutta persona. Mi sono sparato. Sorry, me ne vado. Fuga. Fuga. Guarda la rigoglio. Bitch. Bigi, Bigi the Pirate. Ai, Bigi the Pirate. No, però se ce la stiamo godendo sto gioco qua. No. Sì, ma figlio di un cinghiale, muori. Figlio di un cinghiale, pesante. Non riesco. Tipo, sta pistola passa attraverso il croccato e 50 metri becca Fluffy, ma non attraverso il tavolo. Oh, stavolta no. Morirai, you little bitch. No. È fallito il mio pianone. Non mi chiedo perché voglia così tanto uccidermi. Cioè, se, vabbè che i depressi odiano un po' tutti gli altri esseri viventi. Però c'ho anche una vita di merda, cos'hai contro di me? No, c'è anche David una vita di merda, perché lo vuoi uccidere? Non è che magari il croccato è uno che aveva la vita di merda, non morto, quindi se uccide David diventa anche lui croccato. Può essere. Bene, David, tre colpi, va, si scappa. Cazzo, che culo! È un cinghialone, eh? Er cinghialone. Sì! Er cinghialone, già! Abbiamo eliminato er cinghialone. Punt! Sì, ma hai poi sparato, eh? Croccato! Parliamone con calma! Non sarò come te! Hai fallito nel cercare di prendermi! È inutile, sei una sega! Pure con tutta la miseria che incontrerò, così dolorosa e sanguinosa come potrà essere, continuerò a vivere. Quindi vattene a fanculo. È sparito il croccato. Bastava mandarlo a fanculo. Basta. La luce. Andiamo in paradiso. È Dio. È Dio. Abbiamo ucciso Satana. Abbiamo ucciso Satana. Il croccato è Satana in realtà. Oh, penso che si possa salire. Ah, bella. No, ma questo gioco è una figata più totale. Oh, abbiamo poca vita però fregatene. Una figata più totale. Open the door. Apriamo. Vediamo. Ascendiamo al cielo. Ascendiamo. Vabbè. Così è un buco. Pensavo meglio. Duke. Duke. You little bitch. Sei impiccato, Duke. Si è attaccato su. Si è attaccato su. Ah no, non è un fantasma, è proprio lo scheletro di Duke. Però qua la pelle, qui al teschio. The hell? Perché è andata via solo la faccia? Duke. Duke. Amico bene. Mio, sentimi. Tu mi detestavi. Anche se vivevo una vita così simile alla tua, odiavi come vivevo confortabilmente. Confortevolmente. Così volevi abbattermi. Per portarmi con te. Ma non volevi essere salvato nel profondo? Così mi hai chiamato? No, non è giusto. Volevi aiutarmi per dirmi di non continuare sulla strada in cui mi ero messo. Grazie. Niente ti farà più soffrire. Dove stai andando è un buon posto. Quindi sì, arrivederci. Adesso puoi riposare in pace. L'espressione era impagabile. Guardiamo l'ending. No, guarda. Skippiamo subito. Vediamo un po'. Ma a caso mi hai fatto cliccare l'ending. Wow,
Deve essere stato duro, David. Trovare una carcassa sul tuo passaggio. Una. Ma sembra una, appunto. Ma sembra che sia finito tutto bene. Andrò a fare un po' di tè. Brava. Renditi utile, donna. Mariona. He was beaten. È stato battuto dal croccato. È stato portato al lato oscuro. Il lato oscuro della crocosità. Il croccato era sempre dietro di me. Oh, behind, sì, è dietro. Sì. Ho realizzato che era lì. Tutte le volte che ero triste, mi sentivo come se mi stesse bisbigliando. Sapevo che se mi saresti arreso, sarei stato finito. Così ho provato a non pensarci. Se tutto questo non fosse successo, presto o tardi sarei diventato anche un croccato. Avrei fatto la sua testa a strada. Pensandolo in questa maniera, mi ha veramente salvato. Sì, dopo averti ucciso 10 volte, tipo, e averti rotto il cazzo in una maniera indicibile, però vabbè. Sempre un facile bersaglio, non sei tu, giusto? Cioè, insomma, sei sempre un facile bersaglio, eh? È per questo che vieni immerso in queste merde. Va tutto bene. Il croccato se n'è andato. Fa pure rima. Bra. Ho fatto pure la rima nella sua tristezza felice. Hello? Eh? Oh, ok. Andrò subito. Ah, il telefono. Ah, David, cosa c'è? Chi era? L'ospedale. Le condizioni di mamma hanno preso un giro. Devono fare l'operazione. Oh! Sta migliorando. Prendi la mia bici, sarai più veloce. Devi andare, non stai lì a guardare. La moto e l'auto sono troppo lente. Prendi la bici. La bici, va di più. Buongiorno, professore! Dottore? Le condizioni di mamma... Per essere onesti, è piuttosto rischioso. Rimuovere il tumore non è troppo difficile, ma potrebbe non avere la forza da... hai capito, no, figliola? No, di nuovo malato! Ma nel senso di preso dal male. Dottore, per piacere, mia madre. Ma riusciamo a fare i matocchi in un gioco depressivo come questo? Noi mi sa che non riusciremo mai ad andare in depressione. No, come... noi non diventeremo mai croccati. Al più diventeremo oni. Quello può succedere sempre, ma croccati no. Ed è una buona cosa. Quindi se voi volete non diventare degli orribili esseri con una vita triste e depressa, tormentata, per uccidere un'altra persona sfigata, guardate il nostro canale, sarete salvi. Assolutamente, un secondo. 9 polli su 10 consigliano il canale del duo Starbeam per salvare la propria vita dalla dannazione eterna. Mi raccomando, iscrivetevi se volete essere salvati dalla dannazione eterna e se volete salire al balalla. Dunque, riprendendo. Dottore, per piacere, mia madre. È l'unica famiglia che ho. No, ti farò la voce malvagia. Segnatelo. No, non il dottore. Segnatelo, ci stiamo preparando adesso. Faremo il migliore lavoro che possiamo. Che ridere se muore. No, scherzo. Ok. È un grande David, è il mio idolo. Assolutamente. Tipo Solid Snake. Ok. Dottor. Madre. Il tumore è stato successfulmente rimosso. Oh. Sta dormendo adesso. Abbiamo una possibilità se si sveglia. Questa sera sarà difficile da passare. Abbi fede in lei. Fede in lei. È difficile tradurre proprio istantaneamente a parole. Tutto c'è poco serio. David, madre. Oh, grazie a Dio. Ti sei svegliata veramente. Mi sentivo come se fossi nell'oscurità. Ero spaventata e gridavo. Devo averti preoccupato. E queste cose che ti ho fatto, mi dispiace. Era stato difficile, no? Sì, ma tranquilla, mi sono sfogato un po' strangolandoti. Va bene. Mi ha aiutato a aprire gli occhi. Non ce li aveva prima gli occhi. È un miglioramento. Mamma, ero così triste.
Stavo sforzandomi per essere felice. Ma non ho dato a mia madre la felicità che le serviva. Dopo tutte le cose difficili che l'ho fatto passare. Ma cosa? Se era lei che non ti ricorda... Boh. Ho follemente dubitato. Ho pensato che non ero amato, non ero desiderato. Ed è per questo che io... mi odi per questo. Non essere stupido, David. Comunque, tu e io... tu sei... È difficile dire che siamo sempre stati felici. Ma anche nei tempi tristi sei sempre stato onesto. Hai vissuto una retta e onesta vita. Sono così fiero di te. Averti come figlio è la mia più grande felicità. Oh, che bello. No, veramente. Finito bene. Sembrava finito male, adesso finisce gran bene. Non concentrarti sulle cose tristi, eh. Non concentrarti sulle cose tristi. E sono sicura che non noterai tutta la felicità che si nasconde attorno a te. Devi, ho sete, potresti portarmi un po' di acqua? Ovvio, sono un secondo. Ma è entrato nel cestino! È entrato nel cestino! È un motherfucker nel cestino! È un motherfucker! È lui! È inutile! È ricomparso dal cestino! È un motherfucker da... ecco, ce n'è di roba in quel cestino! Madre... no, No, ti prego, Non fatemi sta stronzata, non fatela. No, Era troppo bello per finire così, Era troppo bello. Abbracciami un attimo. Fanculo. Ha avuto un buon funerale. È tornata sana giusto il tempo di scusarsi con te. E basta. Che merda. Sono sicuro che tua mamma è felice adesso. C'è ancora la macchia di caffè. Guardate bene. C'è ancora la macchia di caffè. Comunque, deve essere stanco. Ma succede una roba stupida e una roba seria. Una roba stupida e una roba seria. Allo stesso tempo. Deve essere stanco, David. Stai bene? Mi ha detto che era felice alla fine. Se devo vivere senza commiserarmi, queste parole aiuteranno molto. Va bene se devo soffrire, se potrò sorridere alla fine. David. Mariona! Mariona, che perché sei... Si cammina lentamente. Ah, chi è? Chi è? Shirley! Perché sei tu? Perché? Shirley! Perché non sei qualcun altro? Shirley, non ti ho ancora perdonata. Come hai potuto mollare David così? È Pac-Man! Ce ne stiamo andando. Ok, piantala di farmi pizzicotti. Ah, ecco perché gli ha fatto strizza capezzolo. Ecco perché volava così. David, ho sentito di tua madre. Sono contento che sei venuta, Shirley. Alla mamma sei sempre piaciuta, così penso che sia contenta. Grazie. Ora puoi tirare i coglioni. David, ero ansiosa. Sono insicura di dove sto andando. Sono preoccupata che la strada che sto percorrendo sarà piena di giri e curve. Twist and turns. Ma certo, è il labirinto del castello. Sto andando al labirinto del castello. È affrontare Discord. Magari mi serve la tua gentilezza. Gli manca l'elemento. Assomiglia un po' Fluttershy, David. No. Ok, ma anche non solo la generosità e l'onestà, e poi siamo a posto. Dopo possiamo andare tutti al castello. Non mi hai mai lasciato a terra, ma come ti ho ripagato? Sono veramente il peggio del peggio. È vero, sei una puttana. Mi dispiace. Magari è troppo tardi, ma... David? Se ti va bene, vorresti metterti assieme? Sposarti? David? Mi dispiace, per piacere, non piangere. Ma sei immobile, non sta mica piangendo. No, non sono triste. Sono solo... Anche se i miei sogni sono stati distrutti e ho perso la mia unica famiglia, sono così contento che sei tornata. Oh! È tutto ok, Shirley. Whoever of killed things yet. Va bene, noi saremo forti qualsiasi cosa succeda. Te lo prometto.
David. Cioè, non è finito benissimo, ma per essere il finale di un gioco horror. Andrà ancora benino. Sai cosa penso? Il croccato ha un corpo croccato e solo cose croccate. Ma sono sicuro che lui fosse felice nella sua casa storta. Il suo topo storto. Il suo gatto storto. Che bello il cimitero. C'è anche la luce come prima. Sì, ma vuole dirlo finire sti crediti che sono due ore che siamo qua. Le sigarette? Sigarette? Ah, ha smesso di fumare. È un altro successo, bella. Spero di vederti ancora. Fino allora riposa in pace. Bel finale. Ciao ciao uccello nero. Mi è venuto in mente. Non va bene tutto ciò. Cosa non... cacchio scrivono? Non finire la serietà del gioco. Cosa scrivete cosa? Se uno poi pensa male. Sì, ma è tipo il gioco più serio che abbiamo fatto finora, ma... Ci mettete sta stronzata. Non si riesce. Non si riesce a farlo serio, non si riesce, non siamo abbastanza seri, è inutile. Comunque, ricordatevi, questo è il finale di The Crooked Man. Mi spiace un po' di non averlo potuto fare col Vanis, ma... Ne faremo un altro non appena si farà vivo. Forse potremmo fare a Oni, se gli va bene. A Oni 2, se, lo aspettiamo, sì. Faremo qualche gioco stupido intanto e poi lo aspettiamo. Quindi bene, soprattutto ringraziamolo per il pugno. Ce l'ha sempre detto, nel dubbio pugno. Ed infatti... Quindi, arrivederci al prossimo Let's Play e ricordate che solo nel canale del duo Starbeam c'è la salvezza dell'anima. E si può far diventare una cazzata un gioco del genere. Ricordatevi, se possibile sarà l'unico gioco serio che facciamo. Oddio. Grazie per aver giocato. E congratulazioni per il bel finale. Ah, devi salvare perché è una pagina extra. Player. Non c'è neanche più David. Guarda, c'è Player. Lord. Cos'è sta merda? Comunque, come sempre, alla prossima, grazie ancora Vanitz. E mi raccomando, se possibile, sarà l'ultimo gioco serio che faremo, perché siamo troppo sensibili. Bene, alla prossima.